Salve! Benvenuto nel mondo dei Pokémon! Sì, ho già visto sta roba! Ah! Allora mi puoi dire il tuo nome? Il mio nome è Oro! Ah sì, sto nome è proprio figo! Tesoro, non dimenticare il tuo Pokédex! Sono così fiero di avere un cellulare a 10 anni! Ehi, e tu chi cazzo sei? Ehi, togliti dai coglioni! Coglione! Quale di questi Pokémon scegli? Fuoco, tipo fuoco, cazzo! Yo, prenditi quest'uovo, cazzo! Ehi, quello è lo stronzo di prima! Io questo è un Pokémon che lo è da bellissimo, cazzo! Combattiamo! Con Scrause animazioni da Game Boy! Hanno preso un po'. Quel tipo ti ha detto per caso il suo nome, ragazzo? Oh, sì, me lo ricordo, certo, il nome era... culo e sesso. Ok, avrò anche solo te, ma sono già pronto per combattere tutti i capi palestra. Credi pure di essere il più grande degli allenatori, ma non hai ancora combattuto contro il mio super cavolo, sei proprio forte! Posso avere il tuo numero di telefono così posso avere altri amici oltre il mio Fa come vuoi. Ah, userò la mossa Flash. Oh sì, perché no? No! Mio sfidante! Preparati! Ed assaggiare la potenza dei miei Pokémon di tipo uccello! Facile. Yeah, fratello! Dimmi, la vuoi una bella coda Slowpoke succulenta tutto per te? Figa sì! Eh no, fratello, questa cosa costa un giglione di poche dollari! No, cazzo! Senti, figliolo, aiutami a recuperare i miei Slowpoke! Non posso, ho di meglio da fare. Non puoi andare avanti nel gioco se non lo farai! Ok! Hai la mia schiena! Oggi sono! E voi chi siete? Troppo facile! Ok, ora puoi andare alla palestra. Aspetta, non riesco a capire se è un ragazzo o una ragazza. Decidi tu. Benissimo, andiamo alla prossima città. Ehi, troia! Con quale nome me lo stai dicendo? Il mio nome è culo sesso. Ora usciamo fuori da sta merda di foresta. Ehi, mi aiuti a prendere il mio Farfetch? Porca troia! E marcia! Fuori la MT. Ah, finalmente! Ricordo ancora quando vendevo il pugno elementale qui. Ehi, allenatore! Spero che tu sia pronto a combattere i miei Pokémon di tipo normale! Tipo normale? Che stronzata! Sì, è rotolamento. Che diavolo era quello? Sei sicuro di aver allenato i tuoi Pokémon per bene, vero? Cosa intendi dire? Vabbè, pare che non ci sia un cazzo da fare, per cui... Soldi, voglio soldi! Soka! Ehi, ma potresti dirmi quanti soldi mi hai conservato? Ciao tesoro, ho speso tutti i tuoi soldi in super pozioni! Pensavo ti servissero! Mamma, stavo anche risparmiando per il college! Che pare, io quella te l'avrei anche regalata! Ciao allenatore, vuoi che renda rosso il tuo culo? Ma che rosso, io sono oro! Cavolo! Hai battuto Mimi! Io dovevo vincere! Ascolta, vorrei mi dessi la tua medaglia. Stai zitto, mi piace piangere! Ok, nessuno in vista! Io ti spacco il culo! Ma che cazzo! Oh, quanto per 5 minuti? Non siamo quel genere di persone! Oh! Ho appena finito la macchina del tempo! Io voglio un Eevee! Non è un problema, prendi il mio! Oh mio Dio! Oh... Allora... Ne vuoi un po'? Non ho paura dei fantasmi! Sono qui perché sto cercando dei Pokémon leggendari! Ma io sono il rivale stronzo ed è tutta colpa tua! Una merda che parla! Un cazzo!
Se avessi avuto un padre gli avrei detto tutto! Udi cagnolini! Fottiti! Butch! Che cazzo ci fai qui, idiota? Dov'è il capo palestra? Ah! Si sta prendendo cura di un Pokémon ammalato nel faro! Che sciocchezza! Un Pokémon che non combatte è inutile! No! Per favore, aiutami a salvare questa pure graziosa creatura! Ma certo! Mi dai il tuo numero? Ci penserò! Figa sì! Dimmi! Per quale motivo combatti? Big Money e puttane, man! Niente male! Ero andato in overdose da metanfetamina! Mi piaci, usciamo insieme! Ok, perché no? Grazie per tutto, ma... come capo palestra, temo di non avere altra scelta se non di sfidarti. Non doveva andare così! Mi avevi promesso che non ti saresti mai tirato indietro. Ti prego, non costringermi! Mi dispiace. No! Ora che mi hai battuta, sconfiggi la Lega Pokémon. Fallo per me. Oh, piccoli bastardi, se volete passare dovete pagare 1 miliardo di pokédollari! E preparatevi a passare dei guai. Oh porca puttana, un Gyarados sta brillando! Ehi Mulan, come sei vestita? Salute, grande allenatore! Sono qui per aiutarti nella tua missione! Ah, del resto non ho così tanta scelta. Beh, meglio mettersi in marcia. Ma prima che vai avanti, vuoi dirti che io sono messo qui? Perché devo venderti questa ramella? Dobbiamo mettere fine agli stupidi, malvagi e immondi piani di conquista del Team Rocket. Succhiami il cazzo, troietta! Seguimi e tu poi farai tutto il lavoro. Ah, credo di sapere troppo bene come andrà. Ehi gente, questo qui era il secondo episodio di Pokémon Golder! Tutti i diritti vanno a Matti Burrito. E iscrivetevi calmamente, nuova mossa Pokémon, al suo canale. E tanti saludos al prossimo episodio. Precedentemente su Pokémon Goldberg, il Team Rocket stava cercando di controllare le menti dei Pokémon per farli evolvere, perché sono cattivi e altre cazzate. Ciao Oro, ho sentito dire che è pieno di Dunsparce da queste parti. Non me ne frega niente. Grazie per il tuo aiuto, allenatore. Ecco, prendi questa inutile MT che non userai mai. Fottiti, Lance. Sono sicuro che ci rincontreremo ancora. Ok, ho superato tutti i trabocchetti di ghiaccio. Oro! La torre radio è in pericolo! Sei l'unico che può aiutare! Il salvatore del genere umano! Ti prego, salvaci! Il Team Rocket è in mezzo della stazione! Ah, porca puttana! Oh! Stavate cercando vero di ritorno, ya? In verità si trova piano di sopra, ma senza la priporta non riuscirete mai ad arrivare! Eccoti qui, faccia di cazzo! Le altre volte hai avuto solo fortuna! Ma ora ti batterò e distruggerò il Team Rocket tutto da solo! Sì, dai, combattiamo! Merda! Lo scopadraghi mi aveva detto che sono un coglione! Forse aveva ragione! Lo so che potresti salvarmi tranquillamente, ma tieni! Salva questa carta invece! Wow! Puoi imparare anche mossa elettro? Vendaci, bro, che ti intendiamo usare la stazione radio per far cadere Yoto ai nostri piedi! Così Giovanni tornerà tra noi! È la più stupida motivazione da cattivo che abbia mai sentito! Grazie per averci salvato! Tieni, prendi questa piuma arcobaleno gay! Immagino debba entrare in questa caverna ora. È un altro Dracula!
Ciao, io sono Sandra e non sono una ragazza mediocre. Non mi batterai mai. Ok, dammi la tua medaglia. Prima dovrai completare ciò che non è mai stato completato prima. Oh, ma che palle. Ma fammi il favore, era la cosa più facile del mondo. Dirò a Lance dei tuoi selfie. Ehi, è il tacchino della scatola. Cazzo, ho scordato di salvare. Tu una cosa. Ah, bastardi. Ah, cerchi di andare alla Lega Pokémon? Ah, una troia come te può andare soltanto alla Lega Troie. Ora i miei Pokémon sono imbattibili e ti spediremo in un'altra dimensione. Odio perdere! Perché non vinco mai? Come va, allenatore? Oh. Benvenuto alla resa dei conti. Se verrai sconfitto, dovrei ricominciare da capo. La mia figa! E alla fine, allenatore, ci incontriamo di nuovo. Sono qui per spaccarti il culo. Sapevo che prima o poi ce l'avresti fatta. Ora io, Lance, il Domadraghi, misurerò la tua forza con tutto il potere dei miei Pokémon Drago! Ma questi non sono di tipo drago! Perché non lo dici ai miei tre Dragonite evoluti prematuramente? Ancora vivi! E certo! Pensi che si diventi campioni della Lega Pokémon senza delle ricariche totali? Hai dimostrato così tanta forza e coraggio da far esplodere i miei Pokémon di tipo drago! Oh Gesù Cristo! Vieni con me e ti condurrò alla sala d'onore! E bravo! Sta zitto! Ah! Come sta? Oh, zii, sta meglio. Però deve stare a riposo. Vuoi giocare a nascondino con me? No, fottiti! Sfasciavo gli giochi come te durante la guerra! Vi ho visti in una visione, perché sono psicopatica. Vedo un ragazzo di Yoto! È quello che ha battuto la Lega Pokémon! Ah, sì? Diamogli il benvenuto! Prendiamolo! Oh! Oh, no! Non mi avevano avvisato! Non ne ho mai sentito parlare! Tanti baci, ciao ciao! Ehi, bimbo! Io essere di Team Rocket, capile tu? Da un altro paese venile, essere numero uno! Festa molto! Oh, no! Tutto questo è idiota! Se riusci voi a battere sei di noi, riceverai un favoloso regalo! Oddio, scusate, ho interrotto qualcosa? Ah, rompicazzo! Bene, bene, bene. Sembra che qualcuno si sia cacciato nei guai. A noi non piacciono i secondini come te, feccia di Yoto. Per caso è tua? Guarda, l'asciuccio! In quella palestra ci sono solo donne! Prendetevelo voi, io sono stravatta! Comincio a chiedermi perché lo faccio. Fai bene ad andartene, coglioncino! Qui c'è solo la prima generazione! Ah! Ehi, carino! Siamo attraenti? Il mio veleno parlerà per me! Perché? Spero che tu possa perdonarmi. Comunque Pokémon Black Version è meglio. Brutto ciccione! Tagliati! Sono duro come la roccia solo per te. Forse dovrei allenare di più i miei Pokémon, ma mio padre non lo noterà mai. Troia! Sì, potrei combattere contro di me, ma prima devi sfidare lui, proprio ora. Bene, ci siamo! Diventerò un fuoco solo per te! Sei sicuro di poter sconfiggere me, ragazzo di Yoto? Questo è peggio di quella volta in cui persi il mio Raticate! Il gioco!
gioco non è finito! Devi andare ancora al Monte Argento! Qualche volta penso che mia figlia sia morta! No, non dirmelo! Avrei passato tutta questa ridicola odissea solo per combattere con te! E non dire punto punto punto! Non è possibile. Fallo. Per me. Pensi che si diventi campioni della Lega Pokémon senza delle ricariche totali? È vero. Ehi, Frocio. Io sono di più di un sequel! Dovresti chiamare tua madre qualche volta. Senti bene? Ti stavi contorcendo nel sonno? Sì, è solo che ho rifatto ancora quel sogno.